Ciao a tutti, oggi prepariamo una ricetta semplicissima ma super gustosa. Faremo una frittatina con spinaci, ricotta e profumata di limone. Ingredienti per due persone: 2 uova, 100 g di ricotta, 150 g di spinaci, 20 g di parmigiano grattugiato, mezzo limone, olio extravergine di oliva e sale. La frittatina di questa sera può essere usata o per una cena di primavera o semplicemente come un antipasto servita a spicchi, magari accompagnata con un'insalatina di rucola e pomodorini. La prepariamo con gli spinaci. Gli spinaci sono una verdura super comoda perché si fanno davvero in un secondo. L'importante è averli lavati bene e aver eliminato tutti i residui di terra. Poi si mettono in una padella antiaderente sul fuoco, un pochino di sale senza aggiungere acqua e niente. In 3-4 minuti sono perfettamente cotti. Diamo il tempo agli spinaci di raffreddarsi un po', perché altrimenti se li mettiamo così bollenti insieme alle uova, alla frittata che stiamo preparando, ce la farà iniziare a cuocere e non va bene. Nel frattempo che gli spinaci appunto si raffreddano, noi rompiamo le 2 uova, le saliamo, aggiungiamo la ricottina. Con una frusta cerco di amalgamare il tutto bene, e a questo punto la frittata assomiglia quasi più a una frittella, ad una pastella. Aggiungiamo anche del parmigiano grattugiato, poi tritiamo velocemente al coltello gli spinaci e li andiamo ad aggiungere. Arriva già un ottimo profumo, è davvero semplice ma molto gustosa questa frittatina. A questo punto, amalgamato il tutto, aggiungiamo il succo di mezzo limone. Se volete anche un pochino di meno, ma vi assicuro che dà molta freschezza e ci sta benissimo. Amalgamato il tutto, aggiustiamo se necessario di sale e andiamo ai fornelli. Per fare la frittata bisogna usare una padella che sia assolutamente antiaderente, così è più facile girarla e che non si rompa. Io uso una padella solo ed esclusivamente per le frittate ed è questa qui, semplice, però la metto da parte e ci faccio attenzione in modo che rimanga sempre perfettamente antiaderente. Ci mettiamo l'olio, io questa sera me ne è andato giù un po' tanto perché la bottiglia dell'olio ha all'apertura molto larga e ne ho messo un po' troppo, voi mettetene di meno. Come l'olio è caldo, ci buttate chiaramente l'impasto della frittata, che vedete è parecchio denso, quindi verrà una frittata bella consistente, anche un pochino spessa. Però adesso, il fatto che ho messo parecchio olio, vedo che la mia si stacca perfettamente. Come è rappresa bene da una parte, ci aiutiamo con il coperchio, la facciamo scivolare sul coperchio, poi rovesciamo e via. La frittata è quasi pronta. Il tempo che rapprenda anche dalla parte che abbiamo rigirato adesso e la impiattiamo. Una ricetta semplice ma piena di sapore. Poi per chi adora le frittate come me, questa è davvero un tripudio di primavera, così con gli spinaci, con la ricotta. È un'ottima idea anche da portare in ufficio per un pranzo fuori casa, per un picnic oppure semplicemente per una cena veloce. Questa è buonissima sia calda che fredda. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Arrivederci, alla prossima.